Ciao ragazzi, ben ritrovati su iPhoneItalia.com, Ecco un nuovo video dedicato ai tweak di Sidia. In questo caso parliamo di Curia, un tweak che non è ancora disponibile per il download dalle repository di Sidia, ma che è attualmente in fase beta, quindi ve lo mostriamo in anteprima. Andiamo subito a vedere le caratteristiche di questo tweak che principalmente si possono riassumere Nell'introduzione della risposta rapida e della composizione rapida per l'applicazione messaggi e WhatsApp, noi abbiamo già attivato sia per WhatsApp che per uh, messaggi tutte le impostazioni, non ho attivato il codice perché non mi interessa il codice di sicurezza. Per WhatsApp in più troviamo l'impostazione per consentire a WhatsApp di uh, essere mantenuta costantemente in funzione anche quando si trova in background. Chiaramente attenzione a questa funzione perché può eh, rubare un po' di batteria. Chiaramente la funzione in messaggi non è presente perché messaggi ha eh, nativamente questa opzione. In più, come avrete visto, eh, il tema, eh, ci permette, la sezione tema ci permette di selezionare un tema di default per iOS 6 o iOS 7, default 7 in questo caso, ma ciò non esclude che altri sviluppatori Possano intervenire con le loro creazioni e realizzare temi specifici per questo tweak una volta che sarà disponibile ufficialmente per il download. Facciamo una prova rapida per vedere il funzionamento del tweak. Mando un messaggio al volo dal mio iPad. Vedete, riceviamo la classica notifica. Premendo su di essa, compare la schermata. In questo caso, il tema per iOS 7 di Curia da cui possiamo rispondere senza aprire l'app messaggi. Quindi, io a mia volta rispondo con un altro test e uh, vedete chiaramente mi arriva l'altra notifica perché li sto mandando a me stesso, però. Uh, il messaggio è partito senza lasciare l'applicazione che stavamo utilizzando, o la home. In più, come notate, abbiamo tre opzioni qui: fotocamera, libreria per inviare foto e doodle per mandare dei doodle creati, um, come potete vedere, tramite l'apposito tweak che troviamo sempre su Sidia. Oltre a questo ho parlato di eh, risposta rapida, vi parlo anche di composizione rapida a questo punto. In questo caso bisognerà selezionare un'azione in Activator, che è il tweak che molti di voi avranno già installato. Io ad esempio ho selezionato la doppia pressione della barra di stato a sinistra e a destra. Premendo due volte a destra mi si attiva la composizione rapida per messaggi, premendo due volte a sinistra invece mi si attiva la composizione rapida. Per, eh, per whatsapp quindi vediamo un attimo la composizione rapida per messaggi in prova ecco qui state vedendo la schermata di composizione rapida di curia selezioniamo sempre eh, il mio nominativo e a questo punto il tweak come vedete diventa identico a ciò che abbiamo visto prima quindi alla risposta rapida in ogni caso ragazzi curia è attualmente in beta come vi dicevo è disponibile all'interno del repository dello sviluppatore che eh, vi, vi scriverò da qualche parte e um, per ora appunto si sta sviluppando in beta non sappiamo quando sarà rilasciato su Sydia e non sappiamo neanche se sarà gratuito come lo è ora oppure no in ogni caso restate su iPhone Italia perché vi aggiorneremo sulla questione con nuovi articoli o nuovi video di approfondimento bene quindi anche per oggi è tutto da Andrea Cervone un saluto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti